finiti tutti e due. Buongiorno. Cosa stai facendo? Stiamo controllando tutti i pennarelli che funzionano ancora e tutti i pennarelli che non funzionano più. Avete visto? Io c'ho un papuzzo e un marituzzo. Guardate che bello. Guarda che bello che si mette a controllare i pennarelli delle bambine. Ah, adesso è pronto. E tu? Cosa è pronto? Ti diverti con papà? Questo non funziona. Guarda! Adesso. Se faccio così io diventa tutto l'osso chiaro. Che vuol dire che quel pennello è ancora un pochettino sporco. Cosa stai facendo con papà, De? Sto mettendo a posto tutti che quelli stanno funzionando e quelli che non stanno funzionando. I pennarelli? Sì. Ah, li state mettendo tutti in ordine. E io intanto sto mettendo i pennarelli. La voglia vostra ci voleva fare questa cosa. Nel mentre che loro fanno questa bellissima cosa, io mi dedico alla cucina, che tra poco sono le 11:10, tra 20 minuti devo andare in segreteria nella scuola di Adele, che devo chiedere delle informazioni e niente, quindi faccio al volo questo piatto che oggi faccio merluzzo al varoma col bimbi e patate. Dovevo metterci anche i fagiolini, però non li ho presi, me li sono dimenticata, quindi lo faccio così. Bene, adesso inizio a darmi da fare.
ho impostato il merluzzo con le patate, ci metterà 40 minuti a cucinare, nel frattempo mi metto le scarpe e vado a fare questa piccola commissione alla scuola di Adele, anche perché devo decidere un po' di cose. Stamattina siamo stati a visitare un'altra scuola. Io praticamente sono in una situazione di... sono lunatica, nel senso che ieri avevo un'idea, oggi ne ho un'altra, domani ne avrò un'altra ancora, quindi sono in una situazione un po' particolare, non so che decisione prendere per quanto riguarda questa situazione, però mi prenderò tutto il tempo possibile, quello che mi serve per prendere la decisione giusta, perché non voglio andare incontro a casini o situazioni scomode. E quindi vado a chiedere queste informazioni nella scuola di Adele, anche perché appunto entro gennaio devo fare l'iscrizione alla scuola materna di Asia, e forse la prossima settimana andrò a visitare un paio di scuole e da lì alla fine prenderò la decisione finale. Vado e torno perché ho la cucina in una condizione pessima, pessima, perché sono uscita presto stamattina per andare a portare Asia all'asilo nido e quindi sono ritornata adesso che erano già le 11 e stamattina non ho fatto assolutamente niente, letti da fare, qualsiasi cosa, asciugatrice da svuotare, quindi vado, prendo queste informazioni, faccio una chiacchierata e torno a casa. Sono tornata da una mezz'oretta dalle commissioni che dovevo fare, vabbè, non ho risolto niente, ci dovrò tornare la prossima settimana, ma comunque vi faccio vedere in che condizioni pietose la cucina e vi do un po' di motivazione, perché a me ce ne vuole tanta, quindi ve la trasmetto anche a voi, perché oggi veramente la cucina è un grandissimo casino. Sono uscita da lavoro ieri sera, quindi i piatti non li ho fatti, non li ho fatti neanche stamattina perché ero tutta la mattina fuori. Oggi è il mio giorno di riposo, quindi adesso vi do una vi faccio un tour della cucina e poi inizio a pulirlo.
casa. Dove state andando? Io in bagno.